l'unico che infila cose, diciamo, in buchi oscuri. Esatto, parlando di culi rotti, è il momento di collegarci con il tantissimo, il tanto atteso blocco dedicato al cugino di Paolo Noyes. Sì, che ormai è un fenomeno sociale, sta diventando, certo. Capisci? Cioè, è una forma di vita. È il primo caso umano dello Zoo di 105, ne cerchiamo altri se vi reputate dei casi umani, mandateci un sms al 340 43 15 105. Riassumiamo brevemente, il cugino di Paolo è stato sottoposto all'intervento di stiratura del buco dell'ano, del retto, sì, ok, per prevenire delle dolorose emorroidi. Durante questo intervento qualcuno ha dimenticato centinaia di oggetti nel suo intestino. Purtroppo. Ci colleghiamo con il caso umano. Lo Zoo di 105 sta cercando proprio te. Sta cercando proprio te. Caro collezionista di sfighe. Per raccontare la tua storia e risolvere il tuo problema. Il caso umano. Il caso umano. Il caso umano di oggi è sempre lui, il cugino di Paolo Noyes, Fabio Nocito. Dopo le rivelazioni di ieri. Ah, è diverso da Paolo, sai che devo. C'ho il sull'anno tonico e devo un attimino tirarlo. Cioè, devo un po' allentare l'ano. L'anno tonico. Pensa che la telecamera mi si è anche staccata, ho dovuto filmare per il prestito di macchinari medici. Sono uscito dall'ospedale con la telecamera nel c***o. Cagavo con la pasta nel cesso. Cagavo con la pasta. Allora, tu hai un mese che dormi con tre c***i in c***o di tre dimensioni diverse per dilatare il tuo anno. Alternati. Lo abbiamo richiamato per sapere come sta andando la sua convalescenza. Ed ora la seconda parte di. Senti, ma adesso una volta che ti togli questa mutanda contenitiva, sì, basta, cioè, nel senso, la tua operazione è giunta a buon fine, no, non dovrai introdurre nient'altro. Non è una mutanda contenitiva, è un perizoma assorbentoso. Assorbentoso, okay? Va bene, ma okay. Cioè, dopo comunque è finita, nel senso, non dovrai introdurre altri oggetti nel tuo ano, no? No, mi dovranno fare dei test, non so di che tipo, ti mettono la matita in di disegnare delle crocette. Esatto. O forse devi fumare una sigaretta col no, c'è poi mi metteranno un sondino, penso. Un altro? E, sì, un altro di controllo e poi penso dovrò farmi una cura di vaselline varie per ammorbidire la parte. Poi dovrà uscire una crosta. Madonna mia. Madonna. Ma perché tutto questo percorso hai affrontato? Perché? Allora, semplicemente perché mi ha detto il medico che si aspettava ancora un po', mi dovevano asportare delle emorroidi. Mm. Sai cosa servono le emorroidi? No. Le emorroidi sono importantissime, servono alla continenza, ok? Senza emorroidi, quando sei in diretta, bene ragazzi, corri subito in bagno a cagare, se no ti caghi addosso. Ma non è vero, Fabio, sono una disfunzione le emorroidi. No, le emorroidi servono a livello contenitivo della defecazione. Controlla se vuoi, informati. Questo mi ha detto il chirurgo, penso che il mio chirurgo, se mi dice una cosa, mi sono solo da mestiere, sia vera. Aspetta, il tuo chirurgo è quello che ha perso una telecamera nel tuo retto? No, quello sono quelli di controllo che mi hanno fatto l'esame preventivo in un altro ospedale, no? Sì. Ma quello è dovuto al mio c***o molto stretto, infatti c'ho l'anno tonico. E penso. Come lo alleni con lo spinning? Che cazzo è l'anno tonico? Oh, porca troia, cos'è l'anno tonico? Allora, quando tu hai l'anno tonico in farmacia e compri, ti dico i miei cazzettini, si chiamano Dilatan. Ok? Sì. Sono tre cazzettini piccoli in plastica dura. Aspetta che apro la confezione. C'è lo small, il medium e il large. Mi leggi per piacere, come sono diventati mitici questi cazzettini? Mi leggi per piacere. Il bugiardino. Molto d'uso. Lubrificare il Dilatan onde facilitare l'introduzione. Sì. Lubrificare abbondantemente inoltre l'orifizio anale. Sì. Rimanere in posizione rilassata per pochi minuti indi procedere all'introduzione. Sì. Ripetere l'operazione a piacere. ma se volete ve li presto, è invidioso. No, grazie. No, perché siccome oggi è andato in onda, no, l'intervista che ti avevo fatto,
intervista che ti avevo fatto. Figlio di tua zia. Bastardi. La gente è preoccupata, adesso vuole sapere come stai, se hai ridato la telecamera indietro, tutte queste cose. Sì, sì, l'ho ridata, ma anche tu se l'avevo danneggiata, ma non penso di aver fatto dei danni. In conclusione, a tutte le persone da casa che sono estremamente preoccupate per il tuo stato di salute, che cosa vuoi dire, Fabio? Niente. Chiudi con la massima, una massima. Una di quelle mie massime storiche. E non è importante cosa fare nella tua vita, l'importante è non prenderlo nel c***o. Beh, tu purtroppo. Vabbè, tra telecamere, lingue. A proposito, c'era Marco che era curioso di sapere perché ti fai i baffi alla Hitler sopra il c***o. Perché mi dà prestigio, nel senso che, non so, le donne quando si trovano, vai, vai, via, quando si trovano questa alternativa, è un cazzo autoritario, ragazzi. Il caso umano, il caso umano. Manda subito un SMS al 340 4315 105. Con una breve descrizione di problemi, deformità, inconvenienti o sfighe che ti affliggono. Potrai partecipare in diretta ad una puntata dello zoo e mettere la parola fine alla maledizione che ti perseguita. Alla maledizione che ti perseguita. Il caso umano. Il caso umano. Ma ti rendi conto? Cioè, tuo cugino si è fatto i baffetti ad Adolf sull'uccello. Sì, ma ieri quando ti ha raccontato che si è ingoiato il bottone perché aveva le mani... No, non svelare cose, no. Per favore, lo sentiamo nella puntata di domani. E questa volta l'ho chiamato anch'io. Uno ha scritto, raga, dopo l'anno atomico, lì, atonico, non berrò più l'acqua tonica. Potresti berla nell'anno di Fabio, fai il gin tonico.